La 3M Perugia ha pagato a caro prezzo il ciclo terribile che le ha imposto il campionato. Dopo la sconfitta esterna in casa della capolista Macerata, la squadra di Guido Marangi è caduta tra le mura amiche sotto i colpi della CAF Acri Stella Rimini, formazione romagnola che si mantiene a ridosso dei play-off. Una sconfitta che costringe le biancorossi ad essere risucchiate al quart'ultimo posto con 14 punti e in piena zona rossa. Al Capitini tuttavia Rossi e compagni hanno fornito una prestazione sicuramente più confortante rispetto a quella di una settimana prima in terra marchigiana. Al di là del gap tecnico, la 3M Perugia ha tenuto testa alle avversarie e sotto di due set ha trovato persino la forza di reagire e riaprire la contesa nel terzo parziale. Reazione però che non ha trovato riscontro nell'ultimo e definitivo gioco, dove la Stella Rimini ha ristabilito le distanze e dimostrato di avere una marcia in più. Risultato tutto sommato preventivato, anche se Perugia può rammaricarsi per aver affrontato l'impegno con una rosa non al completo, vista l'assenza di Simona Fiorucci e la non migliore condizione di Marta Pero. Qualche buon segnale c'è stato, un pochino di ripresa c'è stata, stiamo ritrovando un pochino quello che è il nostro gioco. Sicuramente ritrovare Marta però ci dà una grossa mano, anche perché sono tutti elementi fondamentali della squadra, tutti a 12, non è che abbiamo preferenze, però sicuramente è un giocatore di grossa esperienza che ci può dare una mano nei momenti caldi. Sicuramente la classifica è corta comunque sia, nel senso che lo sappiamo anche prima, nel senso anche quando eravamo un pochino più avanti in classifica sappiamo che la distanza da dietro non era tanta. Sì, adesso comincia un ciclo di partite che sicuramente è più abbordabile, ma più abbordabile nel senso che sono squadre del nostro livello, perché sono veramente lì vicini in classifica e sarà ancora più importante giocare bene in quelle situazioni.